Ne ho due. La prima è sicuramente l'epoca antico romana, per via del loro culto religioso, per il loro legame con la terra, con la natura. La seconda è il Medioevo, che, ok, detta così è una risposta un po' troppo generica, me ne rendo conto, quindi ti dirò basso medioevo, cioè la seconda parte, quella che va dall'anno 1000 alla scoperta dell'America, quindi quella, precedente al Rinascimento. Prima di iniziare a studiare la storia per la casa editrice, anche se poi più delle volte la studio per mio piacere personale, non perché ci sia un progetto editoriale in corso, la mia epoca preferita era quella vittoriana. Mi sembrava suggestiva e oscura, per certi versi sporca, fumosa e quindi misteriosa per via dello sviluppo industriale. Credo però che questa scelta fosse motivata da alcuni strascichi di un'adolescenza non pienamente elaborata. Poi ho ritrovato il corrispettivo della rinascita, della maturazione, quindi anche mia, della fioritura nell'epoca antica, di cui però avevo già conosciuto la mitologia molto molto prima dell'adolescenza. Infatti il primo libro di cui ho memoria, che so di aver letto completamente da sola, è un libro di racconti. Questo, ce l'ho ancora qui. Questo è il primo libro che abbia letto in vita mia da bambina. Bellissimo, ci sono affezionata, è proprio un ricordo caro e meraviglioso. E quindi diciamo che appassionarmi alla cultura antico-romana fu una sorta di ritorno alle origini. Alle origini in tutti i sensi. La passione per il Medioevo invece è nata occupandomi di storia per la casa editrice. Molte volte ci fantastico su, mi piace immaginarmi a vivere in una o nell'altra epoca. A volte mi chiedo cosa farei se avessi realmente la possibilità, non so, con una macchina del tempo di recarmi in una o nell'altra epoca. Andrei da Dante oppure da Virgilio? Beh, diciamo che con una macchina potrei andare sia da uno che dall'altro. Dovessi però fare un viaggio di sola andata, beh, sicuramente il mio cuore mi porterebbe da Virgilio. Fermo restando che se ponessi sul piatto della bilancia le due epoche, credo che riuscirebbero a fare un bel equilibrio, o forse alla fine prevarrebbe il mio amore per la natura, e quindi andrei a vivere nell'antichità.